Mi serve aiuto. A chi lo dici? Qualcuno con cui parlare. Sai dire... Oh, caspita. Oh, caspita. Perfetto. Ora, qualunque cosa dica, tu stai con me, va bene? Va bene. D'accordo. Tu contesterai tutto quello che dico. Scusa, io non capire. Ah, ci sei quasi. E tu consideri offensivo tutto quello che dico. È un pennarello indelebile, lo sa? Wow, imparate in fretta. Cerchiamo il modo più semplice per spiegare questi sintomi. Avvelenamento da organo fosfati. Su alcuni voli internazionali spruzzano insetticidi. Può essere. Non capire bene vostra lingua. È uno scherzo? Abbiamo superato la metà del tragitto, non si torna più indietro, geniale. Niente paura, per noi è avvelenamento da insetticida. Non usiamo insetticidi. Overdose di dramamina. Non spiega la febbre. Jet lag. Non spiega i dolori addominali. Trombosi venosa profonda. Non spiega la nausea. Intossicazione alimentare, cosa c'era nel menu? Bistecca e spigola in prima classe, fettuccine e kebab di mare in economica. Da quando un'intossicazione alimentare causa rash? Spigola e kebab di mare? Mm-hmm. Per lui la spigola. Ti prego, dimmi che lei ha preso il kebab. Credo di sì. Ciguatera fulminante. Avvelenamento da ciguatossina. I sintomi includono anche tutti quelli menzionati. Si trova in alcune specie tropicali di pesci come la... Spigola. Fatti lasciare il suo curriculum. Prova. Mi scusi, ma... Signore e signori, una breve comunicazione di carattere alimentare. Se avete mangiato la spigola o il kebab di pesce, avete ingerito una pericolosa tossina. Che comunque, cosa? Se vi recate nelle toilette situate a destra e a sinistra in fondo all'aereo e vomitate il più presto possibile, l'effetto tossico dovrebbe essere minimo. Sto male. Lasci passare. Vi ringrazio e buon viaggio. Il meningococco avrebbe ugualmente senso. Lo so.